Guardalo, uno è lì, l'altro è là e giuro che se ce n'è un terzo basta. No way, no way. Lol, what? Cosa? Ancora non hai messo like e soprattutto non usi il codice creatore dello Zamigos nel negozio? Bene, spero ti sia chiaro. Ragazzi, voi non avete idea di quello che mi è successo nella partita di oggi. È iniziato tutto con una challenge proposta da voi di scendere su questa chest che è sperduta nel nulla. È l'unica, cioè, messa lì nell'oceano più immenso. Mi sembrava una cavolata, ma se è veramente così, io scenderò sempre sopra questa chest. L'unica cosa che vi chiedo è un bel pollice in su. Iscriviti al canale, mi raccomando. So che molti di voi guardano i video ma non sono iscritti, quindi iscrivetevi, perché se lo farai vedrai che avrai la stessa fortuna, soprattutto se scendi su quella chest. Perciò non voglio perdere altro tempo, guardatevi la partita, prendete la vostra Coca-Cola, popcorn, ed ora sì, come sempre, let's go. Allora gente, allora andiamo a prendere questa cassa che pochi sicuramente conosceranno, o soprattutto più che conosceranno, pochi scenderanno proprio lì, in questa casa misteriosa che ci darà il loot perfetto per iniziare la partita. Non so veramente perché l'hanno messa lì, cosa ci fa la sperduta nel nulla, ma è lì. Quindi secondo me è porta fortuna, cioè se uno scende lì vince la partita. Dovrebbe essere lì, più o meno, lì, nei, non mi pinga niente. Eccola, ve l'ho detto, che era sperduta nel nulla. Totalmente nell'acqua, tra l'altro qua c'è tipo... ottimo spray. È lui. Ora facciamo così. Oh! E iniziamo con queste armi qua. Da quando non si può bere lo scildino in acqua? Vorrei sapere io. Vedo un lama. No ragazzi, cioè, Iniziando da qua con questa cassa cercherò di vincere la partita. E vi dico di più, giocherò solo con quest'arma qui finché non uccido il primo nemico. Dopodiché gli rubo il loot. Due là! Ragazzi, questa cassa porta fortuna. Mi ha portato anche due lama qua, cioè. Guardalo, uno è lì, l'altro è là. E giuro che se ce n'è un terzo basta. Io scenderò sempre lì. Ok. Perfetto. Non lo so, ma cioè, sento come se il terzo è qua in giro. Boh. Ok, ho uno scudone. Due scudoni. Vabbè, già 28. Ok. Questa partita finirà tipo con una kill. Iniziando dal baule più lontano. Se ci provo, se non riesco a vincere, ci provo almeno altre due volte. Un altro lama. Lama. La... No way. No way. Non ci sto credendo. Tre lama. Oh my god. Spero di incontrare qualcuno, così almeno li prendo le armi, perché non posso andare in giro di lama e cure ma non avere armi. Oh my god, sono full di tutto, cioè posso overbuildare ma non posso spammare. Ok, li vedo, stanno anche fightando benissimo, così mi piace questa storia. Sta bevendo uno scildino, è il momento perfetto per approfittarne, ucciderlo e rubare le armi. Vediamo quando si avvicinano. Vai, sta pushando uno da sopra e un altro da sotto. Ok, è caduto. Vediamo. Oh, what the... La one pumpato. Devo ucciderlo perché ha delle armi speciali. Stavo per essere ucciso.
perché non riuscivo a editare e non era mio. Ecco perché non riuscivo a editare, ora che ci penso. Devo scendere subito. Perfetto, scendiamo. Oh, abbiamo un po' di armi. E la prima kill l'abbiamo fatta. La prima kill è andata. Boh, abbiamo un po' di armi. Cioè, ragazzi, la chest più fortunata del mondo. Oh! What? Ho sentito che mi avevano colpito, ma... da dove? Vabbè, insomma, non lo so. Non lo so dov'è. È sparito. È un ninja defuse. Andiamo verso quelle build? No? Sì? Non lo so. Sono un attimo confuso perché ho sentito una cecchinata. Il fatto che non lo vedo mi triggerà tantissimo. What? Che? Cos'è quella roba? Manco un giorno e un'ora a cosa? Madonna, che inquietante quel rumore. Oh, li sento. Ok. Torniamo di qua. C'è un airdrop, ma non lo prenderò. Giocherò solo col loot della gente che uccido. Oh, questo sì che è un signor Pump. Grazie del tuo loot. Ti ringrazio, ovviamente. Vabbè, per una scellina mi tengo questo. E gli altri, bro? A parte che avevo la pistolina, potevo spammare con la pistolina. Non ho idea di dove sia. Se è sopra o è giù. Qua. Ma che? Ma qua? Ma avete sentito anche voi? Una cecchinata e qualcuno che è morto. Ma è tutto buggato. E poi quel rumore pip 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 che sembra... oddio, che ansia! Basta quel rumore, ti prego. Vabbè, ragazzi, non lo so. Se c'è qualcuno lì... what? Ok. Ora ho visto. Oh! Siamo in 7. 2 kills. Che razza di partita, ma... challenge era... cioè, iniziare dalla cassa più... cioè, sperduta, più segreta di tutte. Ce l'avevo sotto la scala. Problemi tecnici, devo scendere perché siamo non in alto di più. Meno male che ho costruito tutto in ferro. Almeno fanno un po' fatica a tirarmi giù tutto. Ah! Andiamo in safe. LOL! What? Ok. Ok, a parte che avevo anche il cecchino, vabbè. Ma perché devi saltare? Tu devi star lì e non saltare. Ah, ma siamo a uno... ma ragazzi, siamo uno contro uno. Che dobbiamo fare così? Che schifo. È già finita sta partita. Quanto è durata? Cioè, mi sa che ve la lascio tutta praticamente. Sono un attimino incastrato.
Wow. Che facciamo? Vediamo. Vuoi uscire? Vuoi uscire? Ti faccio uscire. Vai, esci. Ma dove vai? Vai, vieni di nuovo qua dentro. Vieni. Ragazzi, vittoria reale con, non so, forse pochissime kills. Ma mi sa che inizio sempre da quella cassa, trovo tre lame e vinco sempre le partite. Non lo so, lasciate un pollice in su, perché è stata veramente troppo random. Spero che vi siate comunque divertiti. Io vi saluto, ci vediamo domani con un altro video. La cassa, per secret, ha funzionato. Ciao ragazzi.